Nel Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici si trova un oggetto curioso: una mezza noce di cocco intagliata con un bordo di metallo e una catenella. Ma a cosa serviva questo oggetto? Ma soprattutto a chi? Eh sì, perché sta proprio qui la sua maggiore curiosità. In questa mezza noce di cocco ci ha bevuto un grande personaggio storico, di cui oggi, 5 maggio 2021, ricorrono i 200 anni dalla morte, l'imperatore Napoleone Bonaparte. E come facciamo a saperlo? Lo sappiamo da questo atto notarile di compravendita dell'oggetto, custodito nell'archivio storico dell'Accademia. È datato 3 maggio 1851 e il compratore è proprio un fisiocritico, Ranieri Faleri, che per testamento lo lasciò al Museo di Storia Naturale insieme ad altri reperti. Questo documento ci racconta la storia dell'oggetto e dei suoi possessori. A partire dal primo, un pastore dell'isola di Pianosa, nell'arcipelago toscano, che mentre si trovava con il suo gregge, vide l'imperatore con un grande seguito sostare a fare colazione. E quando la comitiva se ne andò, il pastore raccolse da terra questo oggetto da cui assicurava di aver visto bere proprio l'imperatore. Ora noi in effetti sappiamo che Napoleone andò veramente all'isola di Pianosa per una battuta di caccia, fra il 19 e il 20 maggio 1814, proprio nel periodo del suo breve esilio all'Isola d'Elba. E sappiamo anche che questo tipo di oggetti, chiamati in Francia coppa da caccia, erano in auge durante il periodo delle guerre napoleoniche, realizzati dai prigionieri francesi, marinai, soldati, prigionieri di altre potenze. E come mai ce l'aveva Napoleone? La risposta la possiamo trovare negli elementi che sono incisi. Intanto qui davanti vediamo una tartaruga marina con delle pinne natatorie ai lati e poi invece nella parte centrale uno stemma gentilizio di una nobile famiglia napoletana di origine genovese, i Cattaneo, principi di San Nicandro. E nella parte opposta alla tartaruga troviamo una stella, un cavallo alato, un'aquila coronata, che sono elementi di un'onorificenza del Real Ordine delle Due Sicilie, che nel 1811 era stata assegnata proprio ad un Cattaneo, Domenico Cattaneo, che era il console del Regno di Napoli all'Isola d'Elba nel periodo in cui c'era anche Napoleone. Quindi l'ipotesi più verosimile è che questo oggetto sia stato donato dal console Cattaneo all'imperatore. E questa storia si può leggere dentro questo libro di Ilaria Monti, Napoleone e l'isola di Pianosa del 2016.